di avvicinare Vincenzo Nibali che, come vedete, continua ad aumentare il suo vantaggio. Eh sì, adesso è arrivato a 28 secondi. È vero che le pendenze non sono micidiali, ma da quella che è la sua pedalata sembra quasi la stia spianando letteralmente questa salita di San Fermo della Battaglia. Vincenzo Nibali, abbiamo visto la differenza per esempio nella pedalata tra Nibali e Thibaut Pinot. Questo è il gruppetto dietro, con Nairo Quintana ora in prima posizione, è riuscito a rientrare, bravissimo, bravissimo, io non mi stancherò mai di ripeterlo, ha un carattere fenomenale, e sto parlando di Fabio Aru. Eccolo qua, addirittura parte lui adesso al contrattacco, Fabio Aru. Questo è un gruppo che comunque ha 50 secondi da Nibali. Andiamo da Andrea De Luca. Andrea, e siamo proprio alle spalle del gruppo di cui stavi narrando le gesta. Abbiamo appena sorpassato Mollema in evidente difficoltà, davanti a noi c'è Team Vellens, si stanno di nuovo frastagliando proprio grazie alla sparata di Fabio Aru, stanno ancora perdendo dei metri, si stanno dividendo l'uno con l'altro. Comunque abbiamo potuto guardare nel tratto in piano che non c'era assolutamente collaborazione tra di loro. A voi la linea. Grazie Andrea, 35, aumenta ancora il vantaggio di Vincenzo Nibali nei confronti di Thibaut Pinot, che è stato bravo, non fosse altro per il coraggio, perché non dimentichiamo che è stato lui il primo a rompere gli indugi, anticipando, per come si stanno mettendo le cose, forse troppo la sua azione. Silvio Pinot, ora col senno di poi possiamo dire di sì, forse troppo, non ha la condizione di Vincenzo Nibali, che ormai si sta avvicinando al Gran Premio della Montagna, un centinaio di metri, l'ultima difficoltà altimetrica per Vincenzo Nibali, 5 km e 400 metri lo dividono dal traguardo lungolario di Como, dove coglierà il secondo successo in carriera al Giro di Lombardia, dietro anche Julien Alaphilippe. Prova a reagire, potrebbe essere troppo tardi, sono 49 secondi di ritardo nei confronti del battistrada. La passione, il tifo, l'amore dei tifosi italiani del ciclismo in strada per Vincenzo Nibali, che mantiene più di mezzo minuto di vantaggio su Pinot, che ora è in seconda posizione. Ma brutto segno quando un corridore comincia a voltarsi, e lui lo sa che da dietro stanno arrivando, ed il primo è Julien Alaphilippe. Allora attenzione, perché Alaphilippe è un ottimo discesista, però è altrettanto vero che siamo negli ultimi 5 chilometri e conosciamo le capacità in discesa di Nibali.